questa è la Romagna. La pace che c'è qui non si trova da nessun'altra parte. Per me questa è proprio la vita più bella che potessi avere. Sudarolo è il paese dove io sono cresciuta. Io sono nata a Faenza. I miei genitori hanno sempre vissuto a Solarolo e adesso voglio andare a fare un giro, portarvi e farvi vedere dove ho vissuto fino ai 18 anni, fino a quando ho vinto Sanremo. Io sono sempre stata qua e quello che ho imparato fino a quel momento l'ho vissuto qua. Adesso siamo nella piazza dove la mia amica vende il pane, si chiama Elisa. Ma salve, ma... salve! È venuta la mia nuova commessa a lavorare! Hai visto Monte Paolo? Ti viene in mente cosa facevi a Monte Paolo? Che facevi il sacco nei letti con dentro le ortiche ai bambini? Eccolo! No, Monte Paolo è un posto dove andavamo d'estate con il campo scuola e ci divertivamo tantissimo. Sì. Erano le prime uscite, non ci facevano uscire, quindi noi andavamo al campo scuola del prete. E io fino a 18 anni non sono neanche andata in discoteca. Ma sì, per un caso patologico. Grazie mille, perché te ci potevi andare, vedi? Quello che mi piace dell'Emilia Romagna è che comunque, nonostante io abbia visto veramente tantissime nazioni nel mondo, tantissime città, tantissime persone con culture diverse, è il desiderio di tornare qua. Per me è una regione davvero unica. Allora, questa signora qui è un fiore di signora, va bene? Lei vende i fiori nel nostro paese, io vado sempre da lei a prenderli, la mia famiglia, siamo molto legate, abitava vicino a casa mia, la prima casa dove ho vissuto da quando sono nata fino a 12 anni, e lei ha due figlie, e una si chiama Laura, e Laura, io ho dedicato una canzone a Laura che si chiama Perché non torna più. E basta. Perché non torna più la complicità di quei pomeriggi. Allora lei è la postina. Questa postina è quella che porta al fan club le vostre lettere. Noi abbiamo ovviamente varie persone che lavorano alla posta, però essendo un paese così piccolo, con la bicicletta, piano piano ogni giorno ci porta una quantità di lettere industriali per le quali vi ringrazio molto. Questa è casa mia, il mio vigneto e la mia uva che sta per essere raccolta. Sono molto felice perché ci sono tante cose che mi completano e le cose che amo di più alla fine sono nella terra, le cose terrene. Io poi sono del segno del toro. E noi amiamo tantissimo le cose terrene, la famiglia, creare una casa, trovare i frutti che le cose che noi stiamo costruendo possono darci. Allora, stiamo andando nella casa dove sono cresciuta e ho vissuto fino a quando avevo 12 anni. Questo era il giardino, adesso l'hanno tutto pulito e c'è solamente un ulivo. In realtà era pieno di piante. Io stavo tanto con mia sorella in questo giardino. Questo è rimasto originale. Quando abitavo nella casa di Via Po, mi chiudevo in camera a chiave e scrivevo con il flauto traverso, mi registravo con un registratorino. E siccome ho studiato flauto traverso registravo delle melodie e poi dopo sopra ci cantavo delle parole oscene che vabbè, no comment. Questa è la mia camera da letto dove dormivo con mia sorella Silvia e qui dentro ho scritto
due canzoni abbastanza orrende, però sono state le mie prime due canzoni, che si chiamavano una Lasciami dormire e l'altra si chiama Le stelle. Maria, e questa è una foto che le hanno fatto mentre io sto annunciando alla festa del fan club, quindi del 2012, che aspetto un bimbo, una bimba poi. La mia nonna è proprio tanto speciale. Questa è lei insieme a mio nonno Arturo, sono loro da giovani, le fotografie di allora le trovo splendide. Questo è dove c'era il salotto. E lì in quell'angolo, dove adesso c'è una bambola casualmente, è dove ho registrato Ramaya. Via! Abbandu Ramaya. Mettilo. Canta, senza toccare. Ramaya. Abbandu Ramaya. Abbandu Ramaya. Era natura. Abbandu Ramaya. Abbandu Ramaya. Ho passato tantissime ore qui dentro perché era la stanza che per me rappresentava mio babbo. Siccome mio babbo ha fatto per tantissimi anni piano bar, suonava nelle orchestre, non potevo passare moltissimo tempo con lui perché era spesso fuori casa, e quindi stando qui dentro io mi sentivo con lui anche quando non c'era. Guardate, questa sei piccolissima, guarda. Io non capire fosse. Pensa, la cosa bellissima, e come mai comunque avevamo quattro microfoni? Sì, esatto. Invece qui siamo a Siusi. Questa sono io, questa è Lorena e questa è Cristina. Io non so perché rido, perché forse perché sono arrivata alla meta. Guarda Erika! Adoro, seria. Seria, guarda dove mi avevano portato. Dico, andiamo a vedere delle nature, qua c'erano dei resti. Intendevo! Beh, qua io non vorrei commentare come siete vestite, perché Ottavia e te, cioè... Vogliamo svelare da dove noi abbiamo cominciato? Sveliamo. Questa voce da dove mi nasce? Noi ci radunavamo in questo circolo della parrocchia, sì. E si organizzavano varie feste, tra le quali c'era il famoso zecchino. Al banchetto non verranno, ma la festa oggi si farà. Dalle strade, dalle piazze. Quante ne avevamo, scusa? 13 anni, 12 anni. E saranno ciechi e zoppi, e dai semi ha sentito l'invito del re. Ecco, questa è la chiesa di Solarolo. La nostra generazione è cresciuta qui. E andavamo ai campi scuola proprio con le suore del paese, perché comunque stavamo molto bene tutti insieme. Era un modo per stare veramente, per conoscerci, per diventare grandi. Io facevo un sacco di domande perché alcune cose non mi andavano bene e dicevo, ma se Dio mi ha detto che devo essere amica di tutti, perché dobbiamo fare delle differenze? Eppure ancora oggi c'è troppo razzismo, forme di omofobia che veramente sono inaccettabili, proprio il contrario di quello che mi ha insegnato lui. E comunque qui ho iniziato a cantare veramente piccola. Quando ero più piccola mi sarebbe piaciuto o fare architettura o aprire un negozio di ceramica insieme a mio compagno di classe. Questo perché? Perché mi permetteva di avere le serate libere, e quindi per me la sera significava poter andare a Faenza, a Lugo, cioè paesi vicini al mio, dove c'erano dei ristoranti o dei pub dove si poteva fare piano bar, e quindi speravo di poter vivere di questo. Oh.
12 anni ho cominciato a cantare a Cervia, facevo le mie vacanze e la sera cantavo con mio babbo. E vediamo se è cambiato qualcosa o è tutto come era prima. Sulla destra c'è l'hotel Diplomatic e qui di fianco c'è questo Universal. Qui veramente ho fatto tutto il piano bar del mondo. Mamma mia, che ricordi. Io andavo in spiaggia in uno di questi stabilimenti, venivo spesso sgridata perché quando andavo in spiaggia con la salsedine mi scendeva un po' la voce e mio babbo la sera mi diceva: non devi andare in spiaggia, se vuoi fare la cantante devi farlo bene. Ma io veramente ero in vacanza, quindi io volevo stare in spiaggia, poi volevo anche cantare e quindi come avevo la voce ce l'avevo. Poi delle sere non ci arrivavano alcune note perché avevo fatto troppi bagni, avevo fatto troppo casino, avevo urlato troppo con i miei amici. È bellissimo tornare dove hai cominciato e dove ti rendi conto, quando sono passati un po' di anni, che non hai sbagliato a credere nel tuo sogno. Stiamo andando nella piazza dove ho cantato per tantissimi anni. Vorrei vedere se c'è ancora lo stesso proprietario, che non sa che oggi stiamo andando lì. Possiamo entrare? Oh, guarda! Come sai? Ho visto che c'hai ancora l'attaccato. No, ancora l'attaccato, sì. Fate sorpresa. Allora, la gente veniva qui, no? Le sedie erano diverse, sono passati quanti anni? 20, 25, 20 anni. È stato l'anno 25. Che dopo ci hai detto Sanremo. Sì. Io ho le immagini che sono qui e guardiamo di qua. Non voglio mica la luna, voglio soltanto un momento per riscaldarmi la pelle, guardare le stelle e avere più tempo. Insomma, lui è il mio primo datore di lavoro. Ebbene, infatti sì. Ce l'ho ancora segnato lì, ho ancora vedi allora, c'ho il libro paga. E qui ho iniziato a cantare. Qui è venuto per la prima volta a sentirmi un discografico che, dopo avermi sentito, mi ha detto: secondo me tu non devi fare questo mestiere. 4 anni dopo ho firmato il mio primo contratto con la casa discografica, la stessa di quest'uomo che mi ha detto che non dovevo cantare. Un giorno mio babbo, di nascosto da me, mi ha iscritto al Festival di Castrocaro. Io, quando tornavo a casa da scuola, incontravo praticamente mio babbo, perché mia mamma lavorava, mia sorella era a scuola, e lui faceva da mangiare per me a pranzo. Un giorno sono tornata, mi sono seduta esattamente qui, mio babbo era a capotavola e mi ha detto: perché non dici niente? E io dicevo: cosa devo dire? Sono tornata adesso da scuola, sono stanca. Lui mi ha detto: non noti niente di strano? No. Mi ha detto: guarda bene sotto il piatto. Ho alzato il piatto e qui sotto c'era una lettera, una busta. In questa busta c'era scritto: complimenti Laura, sei stata scelta per far parte delle selezioni di Castrocaro. La mia reazione non è stata bellissima, perché io non volevo fare concorsi. Quindi gli ho detto: no, io non ci voglio andare, assolutamente no, non ci vado a Castrocaro, ho paura. Dopo varie insistenze, ho deciso di andare. Ho partecipato e ovviamente sono arrivata ultima. E lui però non si dava per vinto. E quindi mi ha iscritto a un altro concorso regionale che si chiamava Sanremo Famosi, e ho partecipato alla selezione appunto regionale con una canzone inedita,
E ho vinto le regionali e per questo poi sono andata nella finale che si teneva a Sanremo e che poi si vide su Rai 2 in un pomeriggio di quell'anno. E cantavo una canzone che si chiama Si sta così e ho vinto. Questo concorso, se vincevi, avevi il diritto di andare a Sanremo nella categoria dei giovani, però non mi hanno chiamata e mio babbo si incavolò tantissimo perché diceva che comunque di diritto io dovevo andarci, diceva non è possibile perché c'è qualcosa che non è, è troppo particolare questa ragazza. Molto anche quel momento, perché il fatto che non mi abbiano chiamata mi ha portato un colpo di fortuna immenso, perché quell'anno non avevo né la solitudine e né probabilmente la capacità di presentarmi davanti a un pubblico così importante con una canzone che doveva parlare comunque di me, io non ce l'avevo. Fino a quando un pomeriggio non è arrivata una canzone che si chiamava Anna. Ho messo sulla cassetta e iniziava dicendo Anna se n'è andata e non ritorna più. E il treno delle 7:30 senza lei. Ma io ho detto ma come? Cioè se non metto, se tolgo Anna è la mia storia. Ed è quello che ho vissuto quando ero più piccola con Marco, il primo ragazzino, diciamo, che ho amato. E sinceramente ritrovavo in quella canzone che parlava in maniera forse adolescenziale, ma comunque molto sincera, della solitudine, ho ritrovato esattamente tutto ciò che avevo provato dentro di me. Dentro me, chissà se tu mi pensi. Con i tuoi non parli mai, se ti nasconde. Hanno cambiato un sacco di cose, cavolo. Ci gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi. Guarda ma cosa hanno scritto qua. Sono le 7:30 ma non c'è traccia di Laura né di Marco. È carino che alcuni fan sono venuti e hanno scritto delle cose, no? Allora la mattina passavamo da qua molto assonnati, tutti, molti, perché tutti dovevamo partire da Solarolo per andare chi a Lugo, chi a Ravenna, chi a Faenza, come nel mio caso, e aspettavamo qua tutti i treni perché a Solarolo non ci sono le scuole superiori. E qui, sempre là in fondo, ci si metteva Marco. Io stavo quasi sempre qui, non era così colorato, era molto disfatto, e guardavo, e lui non mi guardava molto. Arriva questa canzone, cambio il nome, diventa quindi un interprete femminile che canta la storia dedicata a un ragazzo, e cerchiamo di capire se mi prendono a Sanremo. Questi sono alcuni dei miei diari. 16 maggio, my birthday. E qui c'è il primo bigliettino che mi ha mandato Marco, con scritto smack, la sua foto e io che facevo tutti questi birigori. Avevo 12 anni, eravamo piccoli tutti e due. Però questa canzone non l'avrei mai scelta se non avessi vissuto con lui queste esperienze. Cioè, se avessi avuto un altro fidanzato che non mi avesse lasciato in quel modo, non mi avesse fatto provare quelle sensazioni, probabilmente sarei andata a Sanremo con un'altra canzone. Senza te, ti prego, aspettami perché non posso stare senza te, non è possibile.
secondo binario, treno proveniente da Ravenna per Castel Bolognese. Allora, perché vado a Castel Bolognese? Perché il treno diretto per andare a Faenza, dove c'era la mia scuola, non esiste. Non esisteva e non esiste neanche oggi. Quindi si va a Castel Bolognese, si aspetta la coincidenza e poi andiamo a Faenza. E normalmente questo viaggio, ovviamente, come vi ho detto prima, lo facevo con tutti i miei compagni di scuola. Adesso andiamo verso Castel Bolognese e poi lì incontreremo la mia compagna di classe, Erika. Eccoci, sono le 7:30 e si parte per andare verso la scuola. Ovviamente il treno non è quello che prendevo, perché oggi sono molto più moderni, sono anche molto più puliti. Il nostro era pieno di scritte, sai, le classiche, no? I love questo qua, I love numeri di telefono di casa, che non c'era il telefonino. Volevo specificare che la carrozza è climatizzata, ma adesso 2013. Siamo in arrivo a Castel Bolognese. Siamo in arrivo. Sei la causa mia primaria. Eccoci, Castel Bolognese, stazione di Castel Bolognese. Andiamo. Erika, arriva il treno. Cinque anni della nostra vita. Vero, È proprio un viaggio a 20 anni fa, perché nessuna delle due è mai tornata. Però l'edicola c'è ancora. Sì, bella. Mi ricordo, sai cosa mi ricordo? Sì. Che è uscita quella canzone di Elio, Cara ti amo. Sì. E in questo viale tutti cantavano Cara ti amo. Mi sento confusa. Parlavamo spesso dei nostri cantanti preferiti. Io avevo i miei e lei aveva i suoi, sì. Ovviamente. Non erano quasi mai uguali, mi sembra. No, a parte Luca Carboni direi era. Vabbè. Io ero Spandau, lei era Duran, cioè avevamo queste diversità, però eravamo, cioè, comunque persone che vivevamo dalla mattina alla sera insieme e ci beccavamo di brutto. Una mattina, non so perché, mi è venuto di tagliarmi i capelli. Praticamente sì. Com'ero? Un po'... tipo un po'... fungo? No, neanche fungo, tipo signora settantenne romagnola. Bene! Un po', così... Viva la Romagna! Sì. Esatto, ecco. E capotto rosa... Beh, io avevo delle cose che... cioè, perché non potevate capire, scusami, Per me sono stati 5 anni stupendissimi. Sì. Avevamo dei professori fantastici, meravigliosi. Bei ricordi, davvero. Sì. E da lontano si intravede la nostra amica Benedetta. Si sbaglia, sai, quasi continuamente, sperando di non farsi mai troppo male. Lì, se voi vi ricordate, il giorno del mio compleanno io non avevo studiato come al solito niente, avevo, perché all'epoca, cioè, avevo dei look molto moderni, cioè la gonna pieghe con la camicia gonna pieghe blu, esatto, e vabbè, sotto la gonna pieghe, che comunque mi è servita molto, c'erano tutti i fogliettini con scritto tutto il compito in classe. Praticamente io ero seduta e mi sono girata la gonna e copiavo tutto, tanto questo prof, cioè, non è che era lì in sostituzione, sì, esatto. Cioè,
Non mi sono neanche accorta che mentre stavo ricopiando tutto, leggendomi nella gonna, lui era improvvisamente venuto dietro di me e mi ha detto: quindi hai copiato bene? Io mi sono talmente innervosita e impaurita che mi sono alzata senza dir niente, sono corsa fuori dalla classe, mi sono chiusa in bagno, ho buttato via i foglietti, sono rientrata e ho detto: scusi. Quindi mandiamo il demo di questa canzone e quell'anno il direttore artistico era Pippo Baudo, altro colpo di fortuna notevole, perché evidentemente lui amava il mio stile, il mio genere musicale e la mia voce, e quindi mi prese subito tra le nuove proposte. Madonna, mi ricordo. Oh, sì. Questa era la nostra aula. Questa qua. Questa sì. E qua la plastica. Eravamo in un'aula qua sopra che adesso non viene più utilizzata. E la bidella ha bussato alla porta. Sì. Ti ha detto: Pausini al telefono, suo padre. Risponde: sì. Mio babbo piangeva. Quindi ho detto: no, è successo qualcosa. E mio babbo diceva: Laura, andiamo a Sanremo. Io anch'io piangevo disperata. E dopo sono tornata su in classe. Dopo siamo tornate su, eravamo in te, ho aperto la porta e ho detto: signori e signori, avete qui la prossima cantante di Sanremo. Cavolo, però guarda che c'è rimasto ancora il segno della cabina dove mio babbo mi ha detto: mi viene ancora un po' di... sembra un po' strano. La solitudine. Marco se n'è andato e non ritorna più. Quando arrivai a Sanremo, così un po'... non sapevo che cosa dire, cioè non sapevo cosa aspettarmi, neanche come fosse questo mondo, no? E sono andata con una parte della mia famiglia, perché mio babbo purtroppo aveva da molti mesi preso un impegno di lavoro e purtroppo non gli permisero di cancellarlo. E quindi mi sembrava anche molto strano fare la mia prima cosa importante che lui aveva tanto desiderato senza di lui. A Sanremo i giornalisti facevano un giornalino dove scrivevano le loro preferenze dal primo all'ultimo giorno. Io non ero mai iscritta in questo, cioè non mi considerava nessuno praticamente. E quindi nella mia testa dicevo: vabbè, non arrivo sicuramente nei primi tre, pazienza. Ho chiesto tutti gli autografi che potevo, ho fatto un sacco di fotografie, perché poi io dovevo ancora fare la maturità, quindi ritornando a scuola avrei almeno portato a casa qualcosa di... non il premio, ma qualche autografo di qualche VIP. Allora, entriamo nell'aula magna. A parte che, vabbè... Scusate, se questa è una scuola, guardate com'è bella. A me mi viene un po' voglia di tornarci, no? No, vabbè, è perché c'è matematica che non te ne frega niente, chimica. Non ti ricordi che abbiamo fatto quello? Ce l'avevo detto. Noi l'abbiamo fatto, ma la vecchiaia è una cosa brutta che uno non si ricorda. Qui c'era la cattedra con tipo 6-7 prof. Sì. Io mi ricordo che avevo appena vinto Sanremo da pochi mesi e andai dal preside e gli dissi: io ho paura a fare l'esame perché non ho più tempo di studiare adesso, negli ultimi mesi non riesco a prepararmi. E lui mi disse: studiati bene la tesina e vedrai che non farai una brutta figura. Quando mi sono seduta, sudavo tipo un'ansia, vi ricordate anche voi? Mamma mia. Praticamente mi sono seduta e mi hanno detto, hanno cominciato a parlare di altri argomenti, non di niente della mia tesi, di nessuna materia. Al che gli ho detto: a me il preside mi aveva detto di preparare la tesi. Insomma, scena muta. E ultima domanda: e da grande cosa pensi di fare? E io gli ho detto: ma io adesso proverei a fare la cantante, poi se mi va male proverò a fare ceramica. Quindi è andata bene, dai. Quindi mi sono uscita e mi hanno dato 36, l'unica mai rimandata in nessuna materia, voi sempre rimandate. Voi due siete state sempre rimandate. Allora, la realtà è questa.
come ha fatto o come non ha fatto. Io non sono mai stata rimandata, le due rimandate. Alla fine io sono passata con 36, che nel 93 era il punteggio più basso. Sì, noi. E voi due siete passati con 40. Pensa che umiliazione per me. Avendo fatto un corso sperimentale, abbiamo preparato tutti un oggetto ceramico e da questo oggetto abbiamo sviluppato una tesi che passava in tutte le materie, diciamo, no? Io avevo deciso di parlare dei giocattoli, non so perché. Comunque mi è venuto in mente quello, quindi ho realizzato un papero. È arrivato il momentone. No, vabbè, ma cioè il titolo io non lo ricordavo. Gio Papere. Mamma mia, brava. Fortuna, brava, brava. Adesso sono le mie amiche, pensate a quelle che non sono mie amiche. Allora, ho gettato. Vabbè, e comunque l'ho realizzato uguale, eh. Devo scherzare. Allora, è terribile, però è stata molto brava. La tecnica è stata brava. È terribile l'idea di fare un giocattolo in ceramica, ma infatti la fine della tesi era che purtroppo i bambini non possono godere della bellezza della ceramica perché la ceramica è un materiale che è troppo fragile e delicato per i bambini. Scusa, eh. Dai, è troppo bello. Tanto ridiato. Allora, noi rimandate sempre. Io sono andata a ripetizione l'estate. Entriamo con test d'ingresso. Io passo a te un'espressione e Emiliano mi scrive vedi pausino. L'unica volta che io avevo fatto bene. Sorry. Beh. Capita, cioè non è colpa mia. Il libro di storia dell'arte, Tracchete, aperto, sempre scritto, sì, ricco di pathos. Ricco di pathos. Allora in tutti i compiti in classe scrivevo questo oggetto ricco di pathos. A Sanremo mi ricordo che l'ultimo giorno ho cantato e ho cantato presto. E mi hanno subito dopo riportata in hotel e ho guardato il resto del festival nella hall dell'hotel con i miei zii e mia mamma e mia sorella. A un certo punto è arrivato un signore e mi ha detto tutti gli artisti della Warner devono salire sul pulmino e in quell'hotel c'ero io e Enrico Ruggeri. Sono salita su questo pulmino, ho detto vabbè dobbiamo tornare là. Ci hanno portato dietro le quinte e senza neanche avere il tempo, non lo so, di fare così, che lo faccio sempre, mi sono trovata, ho sentito vince Laura Pausini e ho visto la mano che mi tirava. Vince Laura Pausini 7464! Guardate, è una vittoria che trova consenziente tutta l'orchestra, è vero? Quindi io non l'ho saputo prima, come poi so che succede sempre, nel senso che succede almeno un quarto d'ora prima, sai che hai vinto, quindi ti prepari, anche psicologicamente immagino. Una tua impressione? Sono nata a Solarolo, in provincia di Ravenna, un paese piccolo, però... Io l'ho saputo lì e siccome non è che ero andata molto davanti alle telecamere fino a quel momento, non mi sono resa conto subito che i miei genitori lo avevano già saputo dalla televisione, quindi dentro di me dicevo ma Pippo Baudo perché mi tiene qui? Io devo andare a dirlo ai miei, cioè... Attenzione, perché questo punto della scuola per noi tre è un punto magico. Te stavi lì, in piedi, che ci guardavi. È vero? Sì. E noi mamma, diciamo, con Walkman. Vi faccio sentire la canzone per Sanremo, con Walkman e la cassetta. Una cuffietta per uno, noi due così. E vai con Marco, se n'è andato. E noi che eravamo lì, e quando abbiamo finito, ho detto Laura. Vinci. Io adesso io non so se voi vi ricordate, quando te hai vinto, io sono andata a casa sua a dormire, guarda, sì. Te hai vinto e hai chiamato a casa della Bene, sì. 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 Ma era già, secondo me, mezzanotte l'una dopo sì. Tutta la stampa, così, io pronto, te hai buttato giù. Perché? Sì. Perché ho capito che perché capito che era tardi, però dopo sì, un po' hai richiamato, però eravamo sveglissime, iper sì, agitate. Sì, e dopo sì abbiamo fatto i nostri chiacchiere. Sì, emozionante. Sì, guarda, Erika, la pelle tocca sì, loro. Sì, sì. Il trofeo Città di Sanremo
viene consegnato da Lorella Cuccarini. Applauditelo tutti! Adesso andiamo al fan club, che è poi la casa dove ho vissuto fino a quando ho vinto Sanremo. Chi è? Sono Laura. I ragazzi chiedono proprio, voglio vedere il vestito di Sanremo, voglio vedere il premio di Sanremo, il microfono che ha usato, oppure l'accappatoio che aveva San Siro. E qui c'è tutto. Questo è il vestito di Sanremo, l'originale, con le scarpe che aveva Sanremo che non si vedevano, ma guardate i dettagli. Il mio primo vero tacco. Questa è la cosa più importante di tutte. Questa è la mia registrazione originale della Solitudine. Questo è il premio che ho vinto con la Solitudine di Sanremo, 27 febbraio 1993. Allora, dopo il primo Sanremo, dopo il primo disco, arrivano dei promoter italiani a farmi delle proposte per iniziare un tour. Io ero gasatissima a palla, perché quello volevo fare, io volevo fare il piano bar, quindi immaginati il tour. Poi io non avevo visto tantissimi concerti fino a quel momento, perché appunto i miei genitori non è che mi facevano molto uscire prima di quel dei miei 18 anni. Però avevo visto delle cose anche in televisione, dicevo, Madonna, chissà i musicisti che verranno, il palco. Vabbè, insomma, il primo promoter con il quale faccio un contratto mi ha conquistata, perché mi ha fatto vedere il plastico di un palcoscenico che era tutto con delle cose, delle vele, una roba fighissima, tutta rosa. E quindi ho detto, no, beh, scusa, voglio avere subito quel palco lì, cioè, sì sì, fermo con lui. Benissimo, a un certo punto viene annunciata la data, non ricordo quando era, però facciamo che era il primo agosto, e tipo il 15 luglio dico, ma le prove si fanno per i tour dei famosi o no? Perché, cioè, io le facevo le prove con mio babbo quando facevo piano bar, nessuno mi chiamava. A un certo punto, due giorni prima del concerto vero e proprio, mi dicono che potevo andare a provare, grazie mille, e niente, sono salita su questo palco dove ovviamente non c'era, non solo niente di rosa, ma non c'era niente, non c'era niente. In camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro. Ho cominciato a girare l'Italia, mi ricordo che ho fatto un concerto in un posto in Sicilia che si chiama Capizzi, con la Z, è stata una serata pazzesca, perché ha cominciato a piovere di brutto, ho cantato 4-5 canzoni e poi via, sono andata via, ma è rimasto un grande ricordo. Per la prima volta ho fatto un concerto mentre pioveva, e questo appunto era nel 93, e la gente non era andata via. Scuola, il banco è vuoto, un marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se... Nel 93 giro anche il mio primo videoclip, La Solitudine ovviamente, mi viene proposto di girarlo ad Ostia. Mi ricordo che ero molto emozionata, perché non avevo mai girato nessun video in vita mia, e mi ricordo anche che mi hanno rubato tutte le valigie dalla macchina mentre stavo girando. Comunque è stato un momento molto speciale, perché ho capito che non mi piaceva solo cantare, ma mi piaceva molto rappresentare le mie canzoni anche attraverso i video. Per cui negli anni poi sono stata sempre molto attenta a scegliere registi o le storie o direttori della fotografia che potessero aiutarmi a rendere ancora migliore il lavoro che avevo fatto, perché volevo che fosse ancora più speciale. Ma che come te la ultima di contra, come se nunca te ovvie, come il soffio del prima dimenticare.
affidato la vita. Nel 94 sono andata di nuovo a Sanremo e ho portato una canzone a Sanremo che si chiama Strani Amori, e anche in questo caso credo di aver avuto una bella botta di fortuna, perché avevo scelto un'altra canzone che si chiamava Una vita migliore. E poi improvvisamente è arrivato il provino di Strani Amori, proprio mentre stavo rispondendo a delle lettere che mi avevano scritto dei fan. E Strani Amori mi è sembrata una canzone che parlasse esattamente di tutte queste lettere che leggevo, cioè che ognuno di loro aveva la sua storia, aveva i suoi problemi e aveva le sue ragioni per continuare a credere nell'amore. E quindi ho chiamato il mio manager di allora e gli ho detto: ho cambiato idea, vado con Strani Amori. Mi dispiace, devo andare via, ma sapevo che era una bugia. Oggi posso dire che se non fosse arrivata in quel momento preciso Strani Amori, non avrei cantato questa canzone, che sinceramente è una delle più amate da tante persone che mi seguono, sia in Italia che all'estero, perché nel 94 io ho cominciato a cantare anche in spagnolo. Quantas páginas hipotéticas para nuestro. E mi chiesero di andare in America e in Sud America con il disco in spagnolo, e sono arrivata in America Latina. E quando sono atterrata sono rimasta scioccata, perché io non lo sapevo che là suonavano già la mia canzone. Pensavo che dovevo ricominciare tutto, cioè che mi stavano cominciando a conoscere, no? E quindi all'aeroporto c'era un sacco di gente con i cartelloni. Io non parlavo ancora molto bene in spagnolo, però mi sentivo veramente come se loro fossero dei miei parenti, subito, dal primo anno. Il tempo in quegli anni è passato molto velocemente. In una frazione di secondo mi sono ritrovata che stavo registrando il terzo disco, e arrivarono tantissime canzoni per quel disco. Ne arrivò una anche che si chiamava Bastardo, scritta da un grandissimo autore italiano, però decisi di non metterla perché non mi identificavo nel testo e lui non voleva cambiarlo. Però nacque un disco che credo che sia uno dei preferiti di tante persone che mi seguono, che si chiama Le cose che vivi. In qualunque posto sarai, in qualunque posto sarò, tra le cose che vivi io per sempre vivrò. E per la prima volta in quell'anno canto anche in portoghese, lingua che adoro alla follia, specialmente se tiene un accento molto carioca. Ci levo sempre a me voglia, non canso chi ci procura, entri i miei labi sinto a falta di voce. Credo che la mia casa discografica si aspettasse dei numeri tipo adesso va a vendere 7 milioni di dischi, cose così, e non vendete una cifra così grande. Mi date tanti dischi, ma credo 2,5 milioni, non mi sembra di aver venduto di più. Ehi, adesso come stai? Tradita da una storia finita, e di fronte a te l'ennesima salita. Alla fine di tutta la promozione, la mia casa discografica mi disse che c'era qualcosa che probabilmente non era andato bene. E mi chiesero di pensare a qualcosa di più moderno, di più attuale, non così solo romantico. Deve interferire in tu cammino, descubrirà sassi che tu storia toda e cada minuto. Ci rimasi male anche perché ovviamente tra tutto quello che mi arrivava io continuavo a scegliere le canzoni che piacevano a me. Mi piaceva musica pop o pop rock, quella mi piace fare. E nel mar de tus porqués mira in ti e
Io mi ricordo che andai in vacanza in Francia e in quel momento andava tantissimo un disco di Janet Jackson che si chiamava The Velvet Rope, e quindi chiamai alcuni dei suoi collaboratori per realizzare in una maniera sempre romantica, sempre nel mio stile, ma più moderna, quelle che erano le canzoni che avevo scelto. E nacque così la mia risposta. Stavo bene comunque, stavo facendo quello che mi piaceva, quindi stavo bene. Nel disco La mia risposta c'era anche una canzone scritta da Phil Collins. Quell'anno lui aveva un disco che per me era bellissimo, che ero andata a vedere il tour a Milano, e ho detto: perché non proviamo a chiedergli se collaboriamo insieme, se facciamo qualcosa? E mi dissero: ma chi ti risponde? Cioè, è Phil Collins. Vabbè, io ho detto: io ci provo lo stesso, cioè non so perché non avevo paura in quel caso. Comunque trovai il numero di telefono, perché lui era della mia stessa casa discografica, ma firmato comunque in Inghilterra. Mi diedero il numero, io non sapevo che era proprio il numero di casa, comunque lo chiamai e c'era la segreteria telefonica. Gli lasciai un messaggio dicendo: sono Laura Pausini, mi piacerebbe molto poter collaborare con lei, il mio numero di telefono è questo, se può mi richiami. Cioè, vabbè. Al che lui evidentemente sentiva la segreteria telefonica in qualche modo, ma non si trovava in Europa, e di notte mi richiamò, io dormivo quindi non risposi al telefono di casa, e mi lasciò anche lui un messaggio che diceva: ciao, sono Phil Collins, conosco la tua musica e la tua voce e sarà un piacere per me collaborare insieme. Ho chiamato la mia casa discografica e gli ho detto: hai visto? Non ci potevo credere, guarda, veramente non ci potevo credere. Un giorno mi ha scritto che aveva pensato a me per una canzone e mi ha mandato Looking for an Angel. E ovviamente l'ho cantata, cioè ho un accento un po' bruttino, diciamo, in quella versione lì, però ero davvero felice, sono davvero felice che lui mi abbia regalato questa musica bellissima, e anche di avere con lui un rapporto di stima, perché molto spesso durante questi anni ci siamo ritrovati a cantare insieme, specialmente per la sua associazione che si chiama Little Dream Foundation, che io appoggio completamente, e ogni volta che è possibile mi piace essere al loro fianco, perché hanno aiutato tantissimi ragazzi, tantissimi bambini a realizzare i loro sogni. Un giorno ero in Argentina, stavo facendo la promozione del disco e ricevo la telefonata di David Foster, quello vero. E mi dice: cara Laura, è arrivato il momento che collaboriamo insieme. Fino lì proprio non c'ero proprio mai arrivata, neanche coi pensieri. Quindi mi ricordo di aver detto: ma quante cose mi stai dando, guardando, cioè rivolgendomi proprio a Dio. E lui mi dice, io gli ho detto: ok, sono pronta, quando dovrei venire? E lui mi dice: domani devi venire a Los Angeles e registriamo. La canzone è stata scritta da Richard Marx, si chiama One More Time, per un film molto importante che si chiama Message in a Bottle, e il protagonista è Kevin Costner. Sono partita, sono andata a Los Angeles e ho cantato in diretta con l'orchestra diretta da William Ross. E mi hanno fatto sentire la canzone un po' di volte, l'ho imparata subito, e è stata l'unica volta nella mia vita che ho cantato in diretta con l'orchestra, e è stata indimenticabile, non solo per l'importanza del produttore, del progetto,
Ma proprio l'emozione di cantare con tutta l'orchestra al mio fianco, vedere il maestro che dirigeva me e l'orchestra. E poi l'hanno prodotta in una maniera fantastica, cioè... Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Biagio Antonacci è venuto a casa mia a Milano, si è seduto sul divano e ha cominciato a suonare e improvvisamente non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu. La volevo, doveva essere mia. Poi ho iniziato, no amore, no, è mia! No! Prego, dammela, dammela, è bellissima, sei top. È stata una canzone che ha avuto tanto successo anche in Francia e fa parte di un disco particolare e questa sinceramente è una canzone che davvero per sempre canterò perché è importantissima, quindi ringrazio ancora Biagio per averla scritta per me. David Foster mi ha detto che Barbara Streisand aveva ascoltato una mia canzone che si chiama Se ami sai, in spagnolo Quando se ama, che poi in seguito avrei cantato insieme a Gilberto Gil in una versione italiano-portoghese e spagnolo-portoghese, Sei chi mi amavas. E ho cantato per lei e suo marito questa canzone. E lei era tipo proprio lì, dove siete voi adesso, cioè non più distante, quindi io la vedevo vicinissima. Non sapevo cosa dire perché avevo paura di dire una frase tipo lei è stata la maestra, mio idolo da sempre, mi ha insegnato, cioè perché poi magari una si offende che dice mi sta dando della vecchia, non lo so, oppure cioè non sapevo se... Non sapevo proprio niente, non sapevo come comportarmi con lei. Sta di fatto che si è comportata lei, ovviamente, da top, perché ho imparato anche che più grandi sono e più sono veramente splendidi. Lei si è alzata quando io ho finito di cantare, mi ha dato un bacio e mi ha detto grazie per questo regalo di matrimonio così importante. Boh, io dicevo, ma lei mi cioè, lei conosce proprio me. Se ami sai quando tutto finisce, se ami sai come un brivido triste, come in un film dalle scene già viste. E poi quella sera lì nel matrimonio c'era anche Jim Carrey, venne vicino a me e mi disse senti, non puoi cantare solo in italiano, devi cantare in inglese, per fare un disco in inglese hai bisogno della carta verde e io ti sposo domani. Ma l'ha detto in maniera come fa lui, in maniera molto simpatica, con le sue facce così, no? E, alcuni giornali in alcuni paesi del mondo, Laura si sposa con Jim Carrey, no, non mi sposo assolutamente con Jim Carrey. Alcuni anni dopo poi ho registrato il mio primo disco in inglese, anche se forse ho fatto... Quando ho deciso di fare quel disco abbiamo fatto una scelta sbagliata. Probabilmente devo dire ho fatto una scelta sbagliata perché dovevo impormi, e cioè quella di non fare il disco totalmente con David Foster, ma di affidare, diciamo, la produzione a più produttori, che sono stati sinceramente meravigliosi. Però io e David avevamo una chimica speciale e probabilmente dovevamo continuare a collaborare insieme. Il disco in inglese resta sinceramente uno dei miei preferiti. I can't pretend anymore that I am not affected, I'm not moved. Un giorno ero in macchina a Orlando che stavo andando a fare una radio e nella radio si sentì una versione remix dance di Surrender e io dissi
al ragazzo che viaggiava con me della casa discografica: ma che cos'è questa? E lui mi ha detto: questa è la versione che abbiamo deciso di lanciare negli Stati Uniti. E io non sapevo, cioè, come prenderla questa cosa, perché lui mi disse: ma non lo sai che sei terza nella classifica di Billboard Dance Chart? È una cosa importantissima, quindi uno dovrebbe dire: cavolo! E tra l'altro la settimana dopo arrivai prima in questa classifica, quindi la mia discografica era ancora più gasata, cioè, ok, puntiamo tutto sulla versione dance e facciamo anche il secondo singolo remixato. Loro mi hanno voluto proporre al pubblico americano, senza chiedermelo, mandando alle radio le versioni remixate di quelle versioni pop che io avevo fatto. Però se io mi sono fatta conoscere con uno stile, trovo molto irrispettoso dover, per avere successo, dover cambiare. In America vivono tantissimi latini che già mi conoscevano, quindi per esempio andavo davanti alle radio a New York o a Boston, sono andata dappertutto. Mi aspettavano e mi dicevano: perché canta questa canzone con un ritmo così? Però queremos tu canciones románticas. E io dicevo: ma anch'io. E questa che sentite è la versione che avrei voluto presentare al posto del remix che la mia casa discografica ha presentato in America. Quando ho parlato con il capo della mia casa discografica americana e gli dissi: o mettete le versioni originali oppure io vado via. Lui mi disse: facciamo Jay Leno e poi decidiamo. E ho detto: ok. Il programma mi piaceva moltissimo, quindi non vedevo l'ora in realtà di andarci. Poi quando sono arrivata là ho scoperto che lui ha delle origini di Avellino. E quindi io gli dissi: mi fai cantare la versione che voglio io, non la dance? E lui mi ha detto: fai quello che ti pare. E quindi io ho cantato la versione che volevo io. E sono tornata a New York e sono andata dal capo, gli ho detto: ho cantato quella versione, è bellissima, anche a Geleno gli è piaciuto un sacco. Lui mi ha detto: non se ne parla, si esce con il secondo singolo, If That's Love, versione remix. Io sono stata zitta, sono andata in hotel, ho fatto le valigie e sono tornata a casa. E ho detto alla casa discografica italiana che non avrei avuto più intenzione di ritornare comunque a promuovere quel disco, non così. Questa canzone, per esempio, per loro era troppo poco dance. E invece io avrei voluto proporla come secondo singolo in America. Nel 2001 ho fatto il mio primo best of e ho cantato come traccia inedita una canzone scritta da un ragazzo che per me ha un talento incredibile, che si chiama Daniel Vuletic. Con il testo mio e di Cheope, che si chiama E ritorno da te. Questa canzone ogni volta che la canto penso a come cavolo sia stato possibile che lui abbia anticipato con questa musica quello che avrei di lì a poco vissuto nella mia vita vera, sbagliando peraltro, perché a volte ritornare sui propri passi non è giusto, a volte sì, ma per alcune persone proprio non ne vale la pena. E il videoclip che vedete è stato girato da Gabriele Muccino. È stato un anno molto molto strano,
a livello personale. A livello lavorativo è stato un anno incredibilmente bello. Avevo cambiato promoter e mi aveva... Comunque sentivo che credeva molto di più in me. Venivo dai teatri e lui voleva assolutamente fare i parasport. Io avevo un po' paura di non riempirli e invece aveva ragione lui. Abbiamo fatto un tour mondiale bellissimo, bellissimissimo. Dall'altra parte però stavo veramente molto... cominciavo a stare un po' male dentro di me. Quindi anche il secondo singolo di questo Best Of ha una ragione importante perché è stata scelta, si chiamava Una Storia Che Vale. E anche quello, insomma, faccio fatica un po' a raccontare queste cose mie private, però in realtà le ho scritte lì, quindi sono in quelle canzoni. Perché una vita intera mi non me vale, perché no se vive, dos amore si uguale. Ho conosciuto Luciano Pavarotti e ho capito che esiste, cioè che la musica è fatta da chi ha una potenza incredibile e poi ci sono i cantanti. Lui fa parte della prima categoria e sempre sarà così. E Luciano ha organizzato una delle cose più belle mai organizzate nel mondo della musica in assoluto, il Pavarotti and Friends. Pelle d'oca! 2004. Stavo tipo... ero incazzatissima, impauritissima, mai stata come in quel momento, cioè quando soffri ti rendi conto che puoi aver vinto tutti i premi del mondo, aver venduto tutti i dischi del mondo, ma non contano assolutamente niente. Stavo malissimo e non sapevo assolutamente come fare a stare bene. E sono andata da una signora, da una psicologa per un mese. Quindi sono stata anche fortunata perché in un mese ho capito subito su cosa dovevo lavorare, perché io ero convinta che da sola non sarei stata capace di fare nulla. Quindi ho ricominciato cercando nelle altre persone un aiuto. E le persone che mi hanno aiutato di più, ovviamente la mia famiglia, ma quelle non sono mai andate via, sono state dei nuovi ragazzi che ho incontrato, sono diventati poi i miei migliori amici. Vivendo al loro fianco, ho deciso di cominciare a fare il nuovo disco, che poi si è chiamato Resta in Ascolto. Resta in ascolto che c'è un messaggio per te e dimmi se ci sei. Questo disco dentro c'è un sacco di cose che secondo me sono delle figate. Cioè, diciamolo in una maniera che è un po' più da mamma. Questo disco contiene delle canzoni meravigliose. Quindi un applauso ai produttori, agli autori e a tutti quanti quelli che mi hanno aiutato a realizzarlo. Lo so. Resti in ascolto, in particolare, è una canzone che è nata con un testo contrario a quello che io ho cantato. Ho girato completamente il testo dicendo che alternativa a me non c'è. Mi dispiace, mi hai perso, peggio per te. È una cosa che io non avrei mai cantato prima, perché non ci potevo mai pensare di dire una cosa del genere, ma ne avevo bisogno di cantarla
per cantarmela, per dirmelo a me, perché ancora non ci credevo, non ero proprio convinta di questo. Io mi dovevo dire e cantarmi le cose per convincermi che era così. Idem per Come se non fosse stato mai amore, super idem per La prospettiva di me, che è in assoluto la canzone che racconta di più quello che, insomma, ho vissuto in quel momento. Ieri ho capito che è da oggi che comincio senza te. Poi per fortuna mi sono di nuovo innamorata e quindi dentro quel disco ci sono delle canzoni altrettanto splendide. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi. Y el Latin Grammy para mejor álbum vocal pop femenino es para Sofía. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, es para Laura Pausini, Escucha. Non sai che desiderio, non so via. Muchas gracias. Questo è il Grammy americano per il disco Resta in ascolto. Gli altri Grammy sono i Latin Grammy, di questi ne ho 23. Uno è sempre per lo stesso disco del Grammy americano, quindi del 2005. Questo è per Primavera in anticipo, come miglior album. E insomma l'altro, l'ultimo, anche Io canto ho vinto il Latin Grammy del 2007. E quando ho vinto, la notte ho dormito con questa magnetta. Ero a Los Angeles e uno dei miei produttori, che si chiama Rick Knowles, mi ha detto: Madonna sta cercando una artista che canti o in italiano o in spagnolo una canzone che lei ha scritto e si chiama Like a Flower, perché le piacerebbe sentire un suono più latino. E gli ho detto: eccomi qua, la canto in tutte e due le versioni. Inizialmente ho cercato di tradurre la versione proprio letterale, in maniera che insomma potesse rispettare quello che lei aveva scritto, però in italiano e in spagnolo non veniva bello come in inglese. E quindi abbiamo contattato comunque il suo staff e mi è arrivata una mail nella quale c'era scritto che Madonna mi invitava a scrivere esattamente quello che la musica mi portava a sentire dentro di me, e lasciandomi completamente libera di cambiare ogni parola del testo. Sta qui nel posto che hai trovato. Nello stesso anno, nello stesso disco, c'è una canzone scritta dal nostro rocker più importante, che si chiama Vasco Rossi, e che ha scritto per me una canzone che si chiama Benedetta Passione, scritta insieme a Gaetano Curreri e Saverio Grandi. E devo dire che anche in questo sono stata molto sorpresa, perché io comunque ero la cantante dell'amore e Vasco era proprio... Forse però aveva capito che noi qui in Romagna da sempre si ascoltava quella musica lì. Quindi uno può essere dolce, ma può essere anche molto rock. È vero? Io canto, e questo si sa, ma questo è anche il titolo di uno dei miei dischi, un omaggio ad alcuni degli autori, dei cantautori italiani più importanti, quelli che diciamo così hanno nella mia vita personale segnato con le loro canzoni, esattamente quelle che ho cantato, dei momenti molto importanti e unici. E ho deciso quindi di buttarmi su questa avventura, non sapevo esattamente come sarebbe andata. E mi piaceva moltissimo anche l'idea
che le persone che non vivono in Italia, che non, fino a quel momento non avevano ascoltato quelle canzoni così belle, potessero avere la possibilità di ascoltarle e sentire forse le emozioni che provavo anch'io. La nebbia che si posa la mattina, le pietre di un sentiero di collina, il falco che si innalzerà, il primo raggio che verrà, la neve che si scioglierà correndo al mare. Questo disco mi ha portato talmente tanta fortuna che quell'anno mi proposero di fare San Siro. San Siro è lo stadio più importante che abbiamo in Italia e io non avevo mai suonato comunque in Italia in uno stadio. Per le donne è sempre più difficile. Promoter mi ha proposto di fare San Siro, io gli ho detto non se ne parla neanche, non viene nessuno, facciamo una figuraccia, no. Invece anche in quel caso mi hanno convinta, lui e il mio manager, per fortuna che l'hanno fatto, perché quello è proprio una cosa che non si può dimenticare, è impossibile. Non riesco a cantare questa canzone, non ce la faccio! Degli oggetti che mi dicono, cioè dei vestiti che mi dicono essere più amati dai fan è questo, infatti se lo provano tutti, e questa è l'accappatoio che avevo indossato a San Siro dopo il concerto, e è stato per me e per i miei fan un momento indimenticabile, perché a parte che siamo stati a giugno sotto la pioggia dall'inizio alla fine, poi abbiamo cantato praticamente all'unisono dalla prima nota. Per me è proprio indimenticabile quel momento. Non penso che si possa rivivere un'altra cosa così. Come quando ho fatto Amiche per l'Abruzzo, alcuni anni dopo, dedicato alla regione abruzzese che in quell'anno aveva vissuto una grande strage per causa del terremoto. E avevamo organizzato questo concerto che coinvolgeva quasi tutte le donne della musica italiana, e anche quello è stato un San Siro ancora diverso. So. Primavera in anticipo è il contrario di Resta in ascolto. Resta in ascolto ero disperata, arrabbiata, impaurita. Primavera in anticipo mi sentivo che, come adesso tipo, no? Che sta arrivando il tramonto, c'è un po' di vento, c'è la luce, c'è la mia famiglia giù. C'è il mio fidanzato e mia figlia che mi aspettano. Mi sentivo così, ero felice. E non avrei potuto cantare delle canzoni arrabbiate o arrangiate troppo roccheggianti. C'era ancora in me il desiderio di sentirmi una persona più indipendente, e quindi c'è una canzone che si chiama La geografia del mio cammino che racconta come ho desiderato e come con fatica sono riuscita a trovare la mia strada, quella che almeno penso sia la giusta ora. Il resto del disco è un disco proprio d'amore in tutti i sensi, perché parlo anche addirittura della scomparsa di mia nonna e dovrebbe essere una cosa tristissima,
ovviamente lo è stata, e ovviamente ci sono state lacrime e un dolore infinito, ma è stato un insegnamento così bello quello che mi ha dato. È stato così bello essere con lei mentre stava andando via, mentre vedevo mia mamma che le teneva la mano, io che tenevo la mano a mia mamma e sua mamma che la stringeva a noi. Le scene di questo videoclip sono state registrate in California da Alessandro D'Alatri. È stata una cosa nuova per me. Se te ne vai di casa a 18 anni e magari fino a quell'età sei timido, ai tuoi genitori non hai chiesto niente, non sai molto di loro. E io volevo veramente sapere tutto di mia mamma. Quindi ho passato 2 anni a parlare con lei, ad osservarla, a capire che è molto diversa da me, ma e anche a capire quanto è stato importante che lei sia stata rigida con me, perché è stata rigida, ma mi ha dato tanto di quell'amore che spero di saperlo dare a mia figlia oggi così tanto. Ve li racconto. Inedito. In questo disco ci sono delle canzoni chiave. Benvenuto, per esempio, è dedicata a tutte quelle persone che hanno paura di sentirsi diverse. Ecco, io per esempio questa cosa, cioè io trovo che invece sia una qualità e che sia proprio benvenuta la diversità. Non si può soffrire perché gli altri non ci definiscono giusti. Ma giusti per chi? Benvenuto a un pianto che... Dobbiamo farci prendere dall'ansia che gli altri pincano su di noi. Noi dobbiamo rimanere chi siamo e penso che questa canzone a me piace molto per questo motivo. E poi dentro c'è una canzone che a me mi ha portato una gran fortuna. Un autore che si chiama Beppe Dati, insieme a Goffredo Orlandi, mi hanno mandato una canzone che si chiama Celeste. Questa canzone me l'hanno mandata pensando che io avessi avuto un figlio che fosse incinta, perché in Italia tutti i giornali ogni settimana, siccome ero ingrassata, scrivevano Laura incinta, Laura incinta, Laura incinta. Ma questi autori credevano evidentemente che io lo fossi veramente, quindi hanno fatto una loro storia. Ma questa melodia, quando l'ho ascoltata, mi ha fatto venire in mente di quanto fosse forte in me il desiderio comunque di avere un figlio, nonostante ho avuto per qualche anno paura di non poterlo fare. E, mi sono detta, devo con calma farò qualsiasi cosa è necessaria per provare ad averlo. Se non avrò un figlio, troverò il modo di sentirmi comunque felice, perché principalmente io sono qui, sto vivendo, e non tutti hanno la fortuna di vivere l'emozione di essere genitori, però questo non significa non godere della nostra vita. Avrai libri, sandali e secchielli, luminosi a Marco. Non neri come i miei tuoi capelli, ma in un attimo lo so, volerai via. E quindi ho detto, io sono sicura che un giorno aprirò la finestra che è lì e farò vedere a mio figlio questo cielo. Poi ovviamente sono sicura, cioè che ne sai?
avevo deciso di fare il tour, quindi ho detto per un anno non si possono avere figli, devo concentrarmi, bisogna essere professionali. Dopo il concerto di Perugia, dopo il pomeriggio avevo girato un videoclip di Troppo Tempo, che è una canzone che aveva scritto Ivano Fossati. Il pomeriggio non glielo ho detto ai registi, ma non stavo bene. Ho chiesto della frutta, stranissimo perché a me non mi piace per niente, ma mi sentivo tipo, boh, così. La sera ho fatto il concerto e durante il concerto andavo spessissimo nel camerino dietro al palco. Dicevo, mi sento che non ho l'aria, non sapevo come fare. Tutto pensavo tranne che il giorno dopo ho fatto il test e c'era scritto più. E è una roba... Cioè, ho detto, ma come, sono riuscita a farlo? Cioè, senza far niente? Cioè, perché io pensavo che senza fare operazioni o comunque così non ce la facevo. Invece sono rimasta incinta naturalmente, in un momento nel quale mancava ancora mezzo anno di lavoro, e mi sono molto spaventata perché stavo per fare un tour estivo molto impegnativo, molto duro fisicamente, e poi finalmente al quarto mese mi hanno detto riposati, ma puoi annunciare che hai una gravidanza molto serena e molto grande, perché aveva una pancia enorme. E nessuno se n'era accorto e sono stata bravissima, perché è una cosa incredibile. Io sono stata incinta, secondo i giornali, dal 93 fino a 2 anni fa. Quando ero veramente incinta non mi ha beccato nessuno, solo 2 fan al concerto di Lucca, perché i miei fan, alcuni sono, cioè, mi guardano da in un modo che sanno qualsiasi cosa di me. Mi hanno scritto in un cartello, hai il seno grosso, sei incinta. Io quando l'ho letto ho detto, oddio, come fanno a saperlo? Cioè, adesso mi scoprono tutti, cantavo sempre così. Vabbè, comunque sta di fatto che ho deciso di annunciarlo personalmente davanti ai miei fan, perché sono 20 anni che gli dico che quando succederà sarò io a dirvelo, se succederà. E sono molto felice di esserci riuscita senza che nessuno mi abbia rovinato questa gioia di poterlo dire io. E siccome le persone che erano presenti erano 4.000 persone e non erano tutti gli iscritti, perché alcuni vivono lontanissimo e non hanno potuto vedere quel momento, eccolo, questo è il momento nel quale io ho annunciato che stava arrivando Paola. Quando lei è arrivata è come se fosse arrivato l'amore, così, boom, davanti a casa mia, davanti alla porta, ha sfondato la porta ed è entrato in me in una maniera mai incontrata prima. Mia figlia Paola adesso ha 8 mesi e io sono pronta. Voglio tornare a cantare e a festeggiare il mio 20° anniversario di carriera. Lo faccio con un disco particolare perché racchiude tantissime canzoni, tantissimi duetti e la prima canzone che ho scritto insieme a Virginio, che si chiama Limpido.
sono una persona che si nasconde e questa canzone Limpido per me è un inno alla chiarezza. E sono molto felice che Kylie Minogue condivida con me questa canzone. Credo che la sua voce insieme alla mia sia molto particolare. Sia un duetto inaspettato. Quello che ho cercato di fare in questo disco è stato di riunire i miei amici che ho incontrato in questi 20 anni, ma anche, diciamo, le eccellenze musicali di ogni paese nel quale ho viaggiato e dal quale ho appreso anche musicalmente tante cose. Siamo into the 70s rock style. Non c'è, è stata un successo molto importante nei paesi latinoamericani e tantissimi DJ l'hanno fatta in mille versioni, baciata, cioè veramente di tutto, remixata in ogni modo. Allora a questo punto la voglio fare bene io, salsa, con il re della salsa. Allora ho chiamato Mark e gli ho detto: Mira, hermano, quiero salsa forse fue. E lui mi ha detto che era la sua canzone preferita di tutto il mio repertorio, quindi perfetto. Una delle prime volte che sono andata in Brasile ho scoperto piacevolmente i suoni nuovi brasiliani, quelli che ovviamente tutti conoscono della tradizione della musica brasiliana, erano molto appartenenti al mio modo di amare la musica. Però cominciavo a conoscere qualche nome nuovo che ha attirato subito la mia attenzione, e in particolare Ivete Sangalo. Ivete è una forza della natura. Da tantissimo tempo, ogni volta che ci vediamo, ci diciamo vamos fazer una cosa juntas, bla bla bla. E questa volta non ho resistito. Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Vivimi nella versione spagnola, Viveme, è forse dopo la solitudine o con la solitudine la mia canzone più famosa in tutta l'America Latina. Volevo che gli italiani sentissero in qualche modo anche la versione spagnola, e non volevo essere da sola. Avevo proprio bisogno di una persona che sa cantare Vivimi, che sa capire quelle parole e quel sentimento, e ero sicura che Alejandro poteva farlo meglio di me, superando quello che avevo cantato. Volevo che fosse lui la estrella della canzone. C'è anche un duetto con Ray Charles che mi è stato chiesto tramite Phil Ramone dalla famiglia di Ray Charles, e siccome l'incisione della sua voce era di qualche anno prima, si sentiva che con i piedi batteva il tempo, quindi quando cantavo sembrava che lui fosse veramente di fianco a me, era veramente impressionante. Ma vorrei proprio dedicarla a Phil Ramone. Lui era veramente innamorato della mia voce, e quando la canto e quando l'ascolto questa canzone, ovviamente penso con molto onore a Ray Charles e con tantissimo amore a Phil Ramone. Che si posa la mattina.
Lara sicuramente rappresenta per me in Francia la voce, una voce meravigliosa, una delle voci probabilmente più importanti del mondo. Quando l'ho incontrata ho detto, porca miseria, questa c'ha una voce pazzesca, cioè spacca di brutto, è proprio tosta. E come sempre quando si canta con qualcuno che è difficile da poter anche raggiungere o sostenere, ti viene più voglia di cantare bene. All'inizio le ho proposto di cantare La solitudine, poi mi era venuto in mente che avremmo potuto tradurre La solitudine in francese, poi mille idee, insomma. A un certo punto le ho scritto, ma perché non facciamo Io canto, Je chante, che è una canzone che avevo già cantato e che esisteva già in francese, una bellissima canzone di Riccardo Cocciante. E lei mi ha detto, sono incuriosita perché sento che c'è molta energia in questa canzone, quindi ha accettato e credo che anche per chi la segue, conosce benissimo il suo repertorio, sia molto interessante ascoltarla in questa versione, perché non è esattamente un genere che lei fa spesso, ecco. I rami che si intrecciano nel cielo, un vecchio che cammina tutto solo, l'estate che poi passerà, il grano che maturerà. Ma c'è un'altra persona che ha un talento immenso e con il quale ho avuto la fortuna di cantare, che si chiama Andrea Bocelli. Mi piace tanto cantare con Andrea, non solo perché è bravo, è bravissimo, ma io e lui abbiamo in comune tante cose nella nostra propria vita privata, familiare anche. E in più abbiamo iniziato tutti e due facendo piano bar, quindi so benissimo che lui ha passato tutte le cose che ho conosciuto io. È un italiano molto interessante perché tra l'altro non ha, cioè, ha un carattere particolare Andrea, è una persona molto intelligente, molto divertente, ma con le sue idee, insomma. Mi piace, è una persona che ha molto carisma. È vero che mio babbo appoggiava sulla pancia di mia mamma che mi stava aspettando un bel registratore con della musica, ma che musica era? Era Aznavour. Molta di quella musica era Aznavour. Quando abbiamo cantato insieme a Parigi è stato molto toccante guardare mio babbo così, come se avesse realizzato un sogno davvero grande. E quindi quando canto con Charles Aznavour lo guardo e rivivo un po' quella sensazione, pensando ovviamente alla canzone che sto cantando con lui, ma anche a quello che in quel momento mio padre sta provando ascoltando le nostre voci insieme. Primavera in anticipo ho duettato con James Blunt. Per me lui è pazzesco, scrive in un modo che a mio gusto è proprio perfetto, e questa canzone lo ringrazio di aver cantato con me questa canzone, perché per lui è stato anche un po' difficile cantare alcune parti in italiano, quindi si è davvero sforzato e trovo che sia stato molto carino. Italia, in tutti i paesi latinoamericani, in Spagna, ma in realtà in tutto il mondo, è un personaggio che rappresenta in lingua spagnola una scrittura differente da quella tipica, la tradizionale. È sempre molto evoluto, sta sempre molto attento ad ogni forma d'arte, non solamente di musica. Lui desiderava che cantassimo Te amaré,
l'ho visto così emozionato nel chiedermi di dividere la canzone con lui che non ho potuto fare a meno che innamorarmi di questo tema. Esiste anche una versione in italiano, ma io l'amo veramente nella versione originale. Per questo nel disco l'ho inserita con le nostre voci in español. Dove resto solo io è una canzone che racconta di quanto sia importante avere con noi una persona speciale con cui condividere la gioia della solitudine. Ritornare a parlare di questo argomento, ma in una maniera totalmente diversa. Io non credo che sia necessario che questa persona in particolare sia il nostro compagno di vita, potrebbe essere un figlio, un amico, un genitore o anche semplicemente la nostra passione. Credo che certe sensazioni, certe cose si possano provare solo per pochissime persone e solo con queste persone noi sappiamo cosa significa rimanere soli con il mondo attorno a noi spento. Il tempo è una conquista che ti costa quello che ti dà. Ho voluto evidenziare il concetto di scegliersi, che è una cosa, è un passo molto importante, reciproco, che scatta in noi quando non potrebbe essere altrimenti. E quindi non esistono né età, è una cosa che viene subito. Che racconta le sfaccettature dell'amore. Ovviamente questi tipi di amori non si scelgono, sono nostri e destinati a noi. Per rifare la solitudine ci voleva un genio, perché è una canzone talmente conosciuta e talmente suonate, non solo all'inizio quando l'ho presentata, ma comunque in questi 20 anni, ogni tanto si sente alla radio e tutti ce l'hanno in testa con quel suono. E, sinceramente sono molti anni che ho nella testa questo desiderio di poter coinvolgere il mio preferito in assoluto, che è Ennio Morricone. E, sapevo che non era facile, perché comunque collabora con molte persone, ma normalmente non si occupa di rifare arrangiamenti di altri cantanti o di altri produttori. Però ci ho provato, l'ho chiamato un pomeriggio di marzo e lui mi ha dato appuntamento dicendomi di richiamarlo il 25 marzo mattina, molto presto. E io dicevo molto presto, tipo che ora? Non so, le 8, ma anche le 7, 6 e mezzo. Detto, vai, sì, cioè. Per fortuna che a quell'ora ultimamente mi sveglio spesso. E il 25 marzo l'ho chiamato, alla fine un po' più tardi, e mi ha dato appuntamento il pomeriggio stesso. Sono andata a casa sua e gli ho proposto di prendere la solitudine e di farla diventare sua. E non c'era molto da dire, cioè come posso io spiegare a una persona così grande, così immensamente artisticamente piena, colma di idee, che cosa poteva fare. Io gli ho detto, questa è la mia semplice canzone, fai tutto quello che vuoi. Non ho dato nessun tipo di indicazione, perché quando desideri fortemente lavorare con una persona come lui è perché vuoi tutto il suo talento, e il talento normalmente viene fuori se un artista si sente libero. E per me è forse il più grande onore della mia vita sapere che la mia prima canzone è stata accarezzata
dalla grandiosità della scrittura di Ennio Morricone. Questo silenzio dentro me.